Il fatto di Marcotti sulle fonti TV ogni settimana lo spazio dedicato all'analisi degli scenari economici e politici che vanno di pari passo, ovviamente in questi ultimi mesi, sempre con il tema predominante del Covid-19, ma non solo, insomma, però è chiaro che lo diciamo sempre, tutto ruota intorno a lì finché non potremo dire ufficialmente di essere usciti dal tunnel. Però mi sembra che manchi ancora un pochino. Non so se è dello stesso avviso Giancarlo Marcotti, che è il protagonista di questo spazio. Ciao Giancarlo, ben trovato. Ciao Manuela, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Insomma, Sì, dal certo, tunnel il. non stiamo uscendo. Noi pensavamo che con il 2021 potessimo uscire. Però forse noi, come, intesi come Italia, certamente no, ma in altre parti del mondo, insomma, sembra che almeno la luce in fondo al tunnel si cominci a vedere, quindi forse è ancora questione di mesi, ecco. Ok, che dire, questione di mesi, no? Per la situazione pesante che abbiamo respirato e che stiamo respirando da più di un anno è dire tanto, però chiaramente dai, l'importante è avere un traguardo, no? E per ora non ce l'abbiamo ancora, cioè banalmente se noi sapessimo che, guarda, esagero, giusto per non dare uno spazio temporale predefinito, fine di quest'anno, dicembre, siamo fuori completamente dal problema, potremmo anche digerire la cosa, no? Perché avremmo comunque una fine. Così ovviamente attendiamo altre risoluzioni. Allora, appunto, a partire proprio dagli scenari generali, l'Italia è ritornata in zona rossa per 10 regioni, altre 10 sono in zona arancione, insomma, diciamo che è metà rossa e la situazione, ripeto, si fa ancora abbastanza nebulosa, no? Qual è la tua opinione a riguardo per queste decisioni prese, ovviamente sulle restrizioni? Beh, io sarei sempre per mettere minori restrizioni possibili, questa è la mia idea fin dall'inizio, però ora, cioè, noi sappiamo che il nostro governo non la pensa come me e quindi probabilmente, naturalmente, ci sono delle motivazioni che io non conosco, ma questa è insomma, il punto al quale siamo arrivati, non c'è una grande novità rispetto a un anno fa, purtroppo, nel senso che siamo di nuovo più rossi che arancioni, con l'unica eccezione, ecco, se può esserci così di sollievo, vedere una regione come la Sardegna in zona bianca, cioè. Speriamo che anche tutte le altre si avvicinino, insomma, migliorino e si avvicinino finalmente all'uscita da questo tunnel. Ripeto, non vediamo in Italia grandi miglioramenti, però in altre parti del mondo invece i miglioramenti ci sono, sono evidenti e quindi, insomma, dobbiamo anche avere un po' di fiducia, ecco, che anche da noi arrivi poi la fine di questa pandemia, ecco. Oh, quindi ti sento fiducioso, Giancarlo, o lo dici insomma per cercare di esserlo, è una differenza sottile però sostanziale. No, sono fiducioso perché sto guardando al di fuori dell'Italia. Ripeto, anche dal punto di vista economico, anche in Italia le cose ovviamente sono in chiaroscuro, però in altre parti del mondo invece sembra che le cose siano molto più chiare che non scure, nel senso che alcuni titoli di borsa, per esempio, tipici ciclici, ossia di un periodo, diciamo, in cui l'economia guarda al futuro con una certa fiducia, beh, questo porta ad essere un po' più ottimisti. Vediamo, per esempio, faccio l'esempio, quello del petrolio, cioè vedere i titoli petroliferi comunque aumentare, sapere che comunque il petrolio aumenta quando l'economia va bene, a parte naturalmente altre motivazioni, ma insomma. Il petrolio è chiaramente è un
è un prodotto che viene utilizzato particolarmente dall'industria, no? Noi pensiamo al riscaldamento di casa, ma nella realtà la stragrande maggioranza del petrolio lo utilizzano le industrie, naturalmente, no? Sì, Per certo. creare energia. Quindi vedere il petrolio aumentare vuol dire che l'industria chiede più petrolio e questo è un segnale positivo. Da qui, Ok. insomma, da questi segnali, diciamo, che colgo nel mondo, ripeto, non in Italia purtroppo, però insomma, se noi siamo un vagone attaccato alla locomotiva, prima o poi arriveremo anche noi. Speriamo, qualcuno ci trainerà, no? Insomma, questo speriamo di non rimanere sempre il rimorchio, ma di essere noi stessi prima o poi un minimo, un pezzettino quantomeno della locomotiva. Allora, Giancarlo, a proposito di anche guardare positivamente, no? A quello che è successo durante quest'anno, tu hai sul tuo canale Finanza in Chiaro fatto una bella panoramica, quindi io sai che ti spio ogni giorno, perché ogni giorno tu fai un video ad hoc. Hai fatto una bella panoramica di chi ha giovato, ha tratto giovamento dalla pandemia, perché noi abbiamo parlato anche più volte con te dello scollamento tra l'economia reale e l'andamento dei mercati, l'andamento delle borse. Quindi se da un punto di vista di economia reale sappiamo molto bene che i numeri sono, ahi noi, depressi, chiaramente non ancora definitivi perché appunto non siamo ancora usciti dall'emergenza Covid, dall'altra parte i mercati anche l'anno scorso, anzi soprattutto l'anno scorso, hanno messo a segno dei risultati sorprendenti e anche in questo momento comunque mostrano una buona impostazione perché sono positivi, no? Nei confronti del futuro e c'è chi ha veramente guadagnato, diciamo così, da questa pandemia. Fa brutto dirlo, ammetto, però i numeri, sai, a volte sono quelli su cui ci basiamo, anzi quasi sempre, quando bisogna tirare le somme. Da dove vogliamo partire? È così, vero Giancarlo? Assolutamente così, guarda, allora, come hai appunto potuto vedere sul mio canale, io ho fatto un'analisi della borsa americana, perché poi, insomma, diciamolo chiaramente, la borsa americana è la borsa con la B maiuscola, insomma, tutto il resto è... Sappiamo che la finanza è Wall Street, è New York. Allora, come ovviamente adesso qua siamo sulle fonti TV, quindi logicamente gli spettatori sono molto competenti in materia, ma così insomma a beneficio dei pochissimi insomma, che invece non sono esperti in campo finanziario, ricordo che le borse a New York sono due di fatto. Quella diciamo più tradizionale, cioè il New York Stock Exchange che ha sede a Wall Street, e quella invece dei titoli tecnologici che si chiama Nasdaq, che invece ha sede a Times Square. Questa seconda borsa, il Nasdaq, appunto, ha avuto un grande successo negli anni 90, poi dopo scoppiò la bolla internet, ma poi negli ultimi anni, in questi ultimi diciamo 10 anni, ha avuto un enorme successo. Molti dei suoi titoli sono diventati titoli con capitalizzazioni insomma, da capogiro, no? Pensiamo a titoli come Apple, come Amazon, lo stesso Microsoft naturalmente. E Facebook, Google, insomma, sono tutti titoli che noi tutti conosciamo e che sono quotati al Nasdaq. Ecco, al Nasdaq quindi abbiamo i titoli tecnologici. Diciamo che l'indice Dow Jones invece dovrebbe essere un indice solo di titoli industriali, nella realtà ha anche diversi altri settori al suo interno. E ha anche dei titoli che in effetti sono quotati al Nasdaq, cioè lo stesso Apple, Microsoft, Intel, Cisco Systems, sono titoli del Nasdaq che però rientrano nell'indice Dow Jones. Io Sì. sono andato a vedere come si sono comportati questi due indici, cioè il Dow Jones e il Nasdaq. E che cosa ne esce da quel confronto? Allora, ne esce che quando scoppia la pandemia, il 20 di febbraio per la precisione, tutti questi due indici scendono in maniera molto pesante, però quello che scende di più, cioè quello che perde di più, è il Dow Jones. E allora, per essere
precisi, insomma, senza andare a vedere le virgole. Comunque, il Dow Jones perde il 34% all'incirca, il Nasdaq il 28%. Okay. Questo nel primo mese, cioè da febbraio dell'anno scorso, a dal 20 febbraio al 20 marzo. Cioè in un mese, insomma, la discesa ovviamente è pesantissima. Perché è pesantissima? Perché arriva a qualche cosa che nessuno sa come cosa sarà e come si risolverà. Il 20 di marzo dell'anno scorso, dopo un mese di discesa, invece le borse cominciano a salire. Cominciano a salire per quale motivo? Allora, siamo comunque in piena pandemia, no? Anzi, però forse abbiamo già capito che sarà una cosa temporanea e forse abbiamo capito che con il passare del tempo diventerà meno drammatica la situazione. Sì. Ma soprattutto ci saranno dei titoli che dai vari lockdown guadagneranno, perché facciamo l'esempio più classico, Amazon ovviamente aveva tutto da guadagnare, perché se non si può uscire, andare nei negozi a comprare, mentre si può comprare via web, appunto, quindi Amazon trae beneficio. Ma un po' tutti i titoli di tecnologici, per cui vado avanti nell'analisi. Sì, da sì, marzo sì. Da marzo dell'anno scorso a qua do una data precisa, al 12 di febbraio invece di quest'anno, cioè all'incirca in poco meno di 11 mesi, il Dow Jones guadagna il 64%, il Nasdaq il 104%. Quindi sono guadagni stratosferici, guadagnano entrambi, ma il Nasdaq ancora di più. Quindi che cosa ne dobbiamo dedurre da questo? Che la pandemia ha fatto bene ai titoli del Nasdaq, che inizialmente avevano perso il 28%, ma successivamente hanno guadagnato il 100%, andando sui massimi storici. Massimi storici che sono toccati anche dal Dow Jones, ma nel Nasdaq sono proprio, diciamo, massimi stratosferici. E adesso arrivo al punto. Perché ho detto fermiamoci al 12 di febbraio scorso? Perché lì invece possiamo notare, e questa è la cosa, cioè in quest'ultimo mese, un cambiamento di indirizzo, cioè il Nasdaq da quel momento diminuisce, il Dow Jones continua ad aumentare. Questo è un aspetto importantissimo. Nell'ultimo mese, mi sono preso dei dati così, insomma, nell'ultimo mese, allora, Facebook, vabbè, ha perso lo 0,78%, Google poco più dell'1%, Microsoft il 3,5%, Amazon il 6,5%, Netflix oltre il 7%, ed Apple addirittura più dell'11% hanno perso nell'ultimo mese. Sì. Mentre in quest'ultimo mese chi ha guadagnato? Il titolo che ha guadagnato di più è stato Boeing, che ha guadagnato il 27%, e poi ci sono due titoli, Exxon e Chevron. So che Exxon adesso ufficialmente non fa più parte del Dow Jones, perché da poco tempo, ma l'ho voluto così citare come per capire che entrambi i titoli petroliferi, cioè sia Exxon che Chevron, hanno guadagnato moltissimo, uno il 24% e l'altro il 22%. Questi guadagni sono dell'ultimo mese, quindi vuol dire che in quest'ultimo mese, cioè da febbraio scorso, l'idea sui mercati è che si possa ritornare, diciamo, ai titoli più tradizionali, ma e infatti, quindi a un'economia infatti, più normale. Infatti, Giancarlo, mi stavo inserendo proprio su questo, nel senso che allora in questa panoramica che tu ci hai fornito,
abbiamo praticamente evidenziato, anzi evidenziamo adesso due cose, l'hai già fatto tu, ma proprio in modo pratico. Intanto abbiamo dato una, insomma, parziale magari risposta alla motivazione per cui, no, i mercati hanno comunque reagito bene nonostante tutto quello che ci è successo, quindi nonostante ovviamente i dati dell'economia reale siano assolutamente negativi, cioè che ci sono dei titoli, appunto quelli del listino del Nasdaq, hanno beneficiato proprio di tutta una serie di azioni quotidiane che sono cambiate proprio da quando la pandemia si è impossessata delle nostre vite, quindi non c'è bisogno di aggiungere altro. Poi a un certo punto, infatti, 12 marzo, hai fatto benissimo a ricordare proprio il giorno preciso, c'è stata una inversione di tendenza, cioè non tanto un'inversione di tendenza, perché non è corretto dire così, un ritorno alla normalità, cioè il fatto che, e qui ancora di più, il sentiment positivo dei mercati, cioè che ci stanno dicendo, ok, da adesso in avanti possiamo ricominciare, tra virgolette, a guardare il mondo in maniera normale, come hai detto tu, quindi aggrappandoci a quelli che sono titoli più tradizionali, no? Ecco, diciamo che questi sono i due aspetti che vanno a chiarire molti degli interrogativi che ci siamo posti continuamente in questi ultimi mesi. Esatto, perché vedi Manuela, io amo dire con un'espressione che così mi piace, quindi la cito spesso, che la borsa non è un termometro, ma è un barometro, cioè non mi dice qual è la situazione in questo momento, ma quale sarà la prospettiva, il futuro, cioè come il barometro ci dice che tempo farà in futuro, Certo. non che tempo c'è oggi, che tempo c'è oggi, basta che guardi fuori dalla finestra e lo so anch'io. Il barometro mi dice in futuro se si andrà verso il bello o verso il brutto, no? E la borsa è questo. Quindi, se in questo momento si vende, tra virgolette, i titoli del Nasdaq che hanno guadagnato molto per comprare i titoli del Dow Jones che hanno guadagnato anche loro, per l'amor del cielo, e qua adesso bisognava anche aggiungere qualche cosa a questa analisi, però avevano guadagnato molto di meno. Significa, come hai detto giustamente tu, che si va verso una normalizzazione dell'economia. La postilla da fare è che i guadagni che sono avvenuti in quest'ultimo anno, praticamente, cioè da marzo dell'anno scorso ad adesso, sono guadagni stratosferici che appunto poco avrebbero a che fare con l'economia. E molto hanno a che fare, purtroppo, io lo dico in senso buono, molto hanno a che fare con l'immissione di liquidità delle banche centrali, cioè molte delle operazioni che sono state fatte dalle banche centrali per appunto sorreggere l'economia, anziché andare all'economia tradizionale, chiamiamo classica, sono andati invece al comparto finanziario. Quindi questo è, diciamo, il rovescio della medaglia. Attenzione, non vorremmo che il mercato finanziario sia già, tra virgolette, inflazionato, cioè gonfiato Certo. proprio da queste continue emissioni di economia, emissioni di liquidità che sono state fatte da tutte le banche centrali del mondo. E qui io ho analizzato solo la borsa americana, ma chiaramente le operazioni di carattere monetario non le ha fatte solo la Fed, le ha fatte la BCE, le ha fatte la Bank of Japan, le ha fatte la Bank of Certo, tutte le England. banche centrali, assolutamente a livello mondiale, figuriamoci in quest'ultimo anno, visto che la crisi interessa tutto il mondo, no? Dico soprattutto quest'ultimo anno perché non è che non è una novità, no? Il fatto che il mercato sia guidato dalle banche centrali, e non è una novità, intendo dire, del coronavirus. Volevo leggerti un paio di messaggi che sono arrivati per te, Giancarlo, perché poi ho io una domanda da 1 miliardo di dollari che ci porta a conclusione di tutto questo ragionamento. Allora, la rotazione del Nasdaq a favore della hold economy può essere a causa del paventato aumento dei tassi che penalizza i tech. Il dottor Marcotti ha ragione. Poi ancora, è la trappola dei rendimenti obbligazionari, purtroppo per i fondi pensione, ma per fortuna per i mercati, le borse sono ancora in rialzo. Questi ribassi sono telefonati, cioè teleguidati, per garantire un rialzo sano dei mercati. Bisogna aspettare i tassi della Fed a giugno e a dicembre se cambiano qualcosa. Come dire, una prospettiva un po' più ad ampio raggio. Cosa rispondi a queste tre considerazioni? Perché poi sono di fatto delle considerazioni. Beh, abbiamo ovviamente degli ascoltatori molto competenti, hanno fatto delle annotazioni assolutamente corrette.
Io ovviamente non avevo ancora parlato di tutto, gli ascoltatori hanno fatto bene a sottolineare l'aspetto del mercato del reddito fisso, cioè questo è fondamentale, cioè le emissioni di liquidità nella realtà sono andate ad acquisire in particolare titoli dello Stato che hanno rendimenti che non solo storicamente non si sono mai avuti, ma probabilmente non so quanto tempo passerà fin quando per trovare livelli del genere, perché io lo ripeto sempre, cioè sono nel mondo della finanza, diciamo dal 1983, insomma, quindi qualche anno. E quando sono cominciati a scendere i tassi, avvicinarsi allo zero, perché prima di questa grande crisi il tasso minimo di riferimento degli Stati Uniti era stato l'1%, raggiunto, se non mi sbaglio, nel 1961, quando c'era stata la crisi di Cuba, no? Sì. E quell'1% era durato un mese, 2 mesi, poi dopo, insomma, sono ritornati a salire. Quindi quello era il minimo dei tassi. Adesso noi abbiamo praticamente tassi a zero da anni, non da mesi, da anni. Quindi per capire la straordinarietà di questo momento, insomma, di questi anni, il tutto nasce, dalla famosa crisi del 2007-2008. Il timore che io ho è che quella crisi, che tutti sappiamo essere stata una crisi finanziaria, e che ha portato, con l'esempio più eclatante, al fallimento di Lehman Brothers, è stata appunto così, una crisi che aveva come punto di riferimento appunto la finanza, e si diceva che c'erano queste aziende che erano troppo grandi per fallire, che hanno creato problemi enormi, e queste aziende troppo grandi per fallire sono diventate ancora più grandi. Quindi non abbiamo disinnescato la bomba che c'era stata messa sotto, diciamo, la nostra scrivania nel 2007, nel 2008. Sì. Non abbiamo superato quella crisi. Questo è il mio Sì. timore. Sì. No, beh, ma anche qui, cioè adesso effettivamente non abbiamo mai più messo in collegamento, ma quante volte, anche solo banalmente, abbiamo detto, beh, non abbiamo ancora superato, no? I gap che si sono venuti a creare con le crisi precedenti, figuriamoci se sommiamo tutto. Insomma, Giancarlo, adesso ripeto, io l'ho detto molto più semplicemente, anche perché hai spiegato bene tu, però il senso è questo. No? Quindi Certo. bisogna ricordarci. Ecco, la mia domanda è quella che adesso vedrai anche comparire in grafica. Quindi quando crolleranno le borse? Ora, ti spiego anche perché ho voluto mettere questa domanda. Perché allora abbiamo detto, è tutto molto cioè messo in sequenza, no? Allora, Covid ovviamente ha ammazzato l'economia reale, ancora stiamo capendo quando ne usciremo per tutte le restrizioni e ovviamente le attività che hanno chiuso e che sono state penalizzate da questa pandemia. I mercati però hanno reagito bene, tu hai spiegato perché. Adesso stiamo parlando di una sorta di ritorno alla normalità anche per l'andamento dei mercati e quindi mi dico, beh, ma visto che l'economia reale purtroppo sarà penalizzata ancora per un po', voglio dire, no? Se parliamo. E quando crolleranno le borse? Ecco, vai, non dico più niente. Naturalmente è la domanda da 1 milione di dollari, Lo so. o forse 1 miliardo di dollari. Miliardo, Allora, sì. esatto. Allora, qua devo citare Warren Buffett, no? Ancora tempo fa, adesso a memoria parlo di un anno o 2 fa, con il Dow Jones intorno ai 20.000 punti, ma forse di meno, insomma, oggi sono 33.000, quindi parla di un Dow Jones a 100.000 punti. E chiaramente dici, ma guarda, questo deve aver bevuto, perché insomma, poi dopo si va a leggere le sue dichiarazioni. E lui diceva in quel momento: se i tassi continueranno a rimanere a zero per i prossimi 50 anni, allora, quindi. Perché ho voluto citarlo? Perché questa è la verità, cioè io
temo che siamo all'interno di un loop, nel senso di un qualche cosa, e non ne usciamo. Cioè, se tentiamo di uscire da questa emergenza, immediatamente le borse crollano. E allora, per non far crollare le borse, la continuiamo ad alimentare. Cioè, è chiaro che se abbiamo sì, la maggior parte dei titoli del debito pubblico con rendimenti negativi, è chiaro che allora dove vanno a finire? Almeno una parte dei soldi, una parte rimane liquida sui conti correnti. Infatti, noi sappiamo che molti hanno deciso appunto di tenere i soldi parcheggiati sui conti correnti, ma una parte va a finire sul mercato borsistico, sul mercato dell'equity. Quindi questa è la grande anomalia. Ed è un'anomalia che prima o poi scoppierà. Cioè, se mi chiedi, Manuela, quando, purtroppo non te lo so dire, anche perché se lo Però il sapessi. se, sul se mi sembra che sia, cioè crolleranno, perché poi appunto io sono andata subito sul quando, che è la cosa più complicata, ma se crolleranno dire sì e no. Io temo proprio di sì. In questo senso, allora, finora noi diciamo che l'inflazione, nonostante tutta questa emissione di liquidità delle banche centrali, però inflazione non se ne vede, o se ne vede in maniera, insomma, quasi irrisoria. Okay. Ma perché? Perché noi chiamiamo inflazione quello che è invece l'indice generale dei prezzi al consumo, no? Invece dovremmo dire che inflazione è tutto ciò che ha i prezzi gonfiati, quindi i mercati finanziari sono inflazionati, cioè l'inflazione che noi non vediamo per il momento, poi calma perché arriverà anche lì, che non vediamo sui beni di consumo, la vediamo invece sul mercato finanziario. E questa è la questione del crollo, perché obiettivamente stiamo andando verso una situazione di quel genere, cioè in una situazione in cui continuiamo a gonfiare un mercato e chiaramente non può Certo. durare fino all'infinito. No, no, assolutamente no. Va bene, allora Giancarlo, come hai potuto vedere, i tuoi video che troviamo tutti i giorni su Finanza in Chiaro diventano un'arma a doppio taglio con me sulle fonti TV, perché poi tu dimostri sempre in modo assolutamente quasi scientifico, anche se poi vabbè, insomma, rimane sempre il margine di possibilità perché succede questo sui mercati, ma cerchi di dimostrare in modo scientifico le tue teorie, ma io ci metto sempre dentro quella domanda da 1 miliardo di dollari, che secondo me aumenteranno peraltro nelle prossime puntate, perché è vero che magari ricominceremo a vedere la luce in fondo al tunnel, però poi ci troveremo a fare i conti con altre questioni, no? Appunto quelle che ci rimandano direttamente all'economia reale. Quindi insomma avremo modo di parlarne a mai finire. Intanto ti seguiamo oggi, a che ora più o meno il video nuovo su Finanza in Chiaro? Ma io spesso cerco di così sarebbe più giusto che lo pubblicassi, diciamo, prima di cena, però a volte proprio perché voglio vedere anche come vanno a finire i mercati prima, e insomma, Certo. magari avere una visione d'insieme più ampia, spesso appunto poi dopo slittano un po', però diciamo che tra le 19 e le 20 e 30, insomma, in quella fascia d'orario andrà Va anche bene, va il bene, va video bene. odierno, insomma. Non ci svelare nulla, così questa sera ci collegheremo, lo guarderemo. E naturalmente questa puntata del Fatto di Marcotti potete rivederla sul nostro canale YouTube On Demand, dove trovate tutte le altre di ogni settimana e che naturalmente condividiamo sui social. Grazie mille Giancarlo Marcotti e alla settimana prossima. Grazie, Grazie a te Manuela e un saluto a tutti gli ascoltatori. e allora a proposito di social vi ricordo di seguirci anche su tutti i nostri canali ufficiali su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su Twitter, dove vi teniamo aggiornati sulle nostre scalette, sul nostro palinsesto e anche con i contributi più interessanti di ogni singola giornata. Seguiteci sul canale lefonti.tv e invece il canale di YouTube è On Demand per rivedere approfondimenti che ritenete più interessanti. A proposito di approfondimenti,
approfondimenti subito dopo di noi con il live. Ci sarà la nuova puntata di Meme Economics con Giacomo Iacomino, poi tutte le nostre interviste e focus per ritornare alle 14:30 live sui mercati, quindi ci ritroveremo più tardi per vedere che cosa succede appunto sulle borse. Grazie per averci seguiti fino a qui, seguiteci lefonti.tv.